grande sorpresa, Mario Battaglia. Partiti, palla 2 per l'Alfa Basket Catania. Giovanni, che partita ci attende? Innanzitutto sorpresa anche in regia per l'Alfa, parte Signorino in quintetto, prodotto Giovanni, passato anche la giocata alla vista, subito a canestro, immediatamente Pennisi. Basket, pallone recuperato da Catanzaro, Dimitrovic, va Dimitrovic fino ai Fadamladen, Dimitrovic. Fondamentale che di questi tempi non va più di moda, ancora Pennisi, è realmente strepitoso. Nel frattempo Federico, te lo lascio tutto perché so che ci tiene. No, del pubblico del Palapulerà. Ma intanto nuovamente l'Alfa, sempre con Pennisi. Il numero di Pennisi che va fino in fondo e segna. Sabatino, va Sabatino! Catanzaro. Mario Battaglia per Federico Perez da Rod, poi Sabatino. Difende forte Catania, ma Sabatino parte, va fino al fondo Nunzio! Attacca l'Alfa con Budris. Ha provato a servire Pappalardo, ma ha capito tutto Sabatino. Che azione il contropiede di Catanzaro! Federico Perez Darold per l'Alfa Basket Catania, col giocatore che, stando ai numeri e alle statistiche, ha cambiato una squadra. Intanto Federico, l'artiglieria pesante, eccolo là, è entrato Gojin Sipovac, fuori Madella. 14-11 in parziale aperto Catanzaro, occhio a Budris, il numero di Budris da solo. Sipovac, vediamo se partirà nell'uno contro uno con Budris, invece no, si rifugia da Corapi, poi Federico, c'è spazio per Federico Perez Darold. Canestrari per Agosto, va Agosto di tabella, sbaglia, rimbalzone per Casareale, va Casareale, rimbalzo offensivo, qua il mismatch sotto canestro, imperdonabile qui per gioco da tre punti, nuovo vantaggio Alfa 20-23, attacca Andrea Agosto, quintetto molto giovane che deve fare grande attenzione alla gestione della sfera. Arresto e tiro di Marco, non sbaglia, 2 minuti e 18 il pareggio di Catanzaro. Budris, che canestro, a portare palla è Gabriele Signorino, pallone per Bergamo, poi Signorino prova a partire, gli porta il blocco il compagno, si avvicina al canestro Signorino, i giocatori di Catanzaro. Bravissimo Gabriele Signorino con la testa sul match, finta da veterano. Nel frattempo passo, tiro classico da far vedere, lo scarico per Madella dall'angolo sul ferro, questa volta rimbalzo per Budris che perde palla, 3 contro 1, l'assist Casareale. Ha ragione la Basket Academy Catanzaro e l'Alfa Basket Catania, tanto Canestrari fuori misura, ma c'è lui, l'imperador Federico. Assolutamente Giovanni, da quello che stiamo vedendo possiamo tranquillamente dire che se l'Alfa Basket Catania è arrivata a questo punto della stagione, non è arrivata sicuramente per rientrare, lo ricordiamo, purtroppo gravato di 2 falli. Dimitrovic, bisogna metterli dentro i tiri liberi però. L'incoraggiamento anche del pubblico del Palapulerà, tutto rivolto a Nunzio Sabatino. 9 secondi per Catanzaro, Federico per Sabatino, si è arrabbiato Nunzio Sabatino, si è arrabbiato. 9, 34 Catanzaro, 30 Alfa che attacca, attaccano i ragazzi del DG Carbone. Budris adesso tiro a 2, realizza solo Cotone, attenti alla... Ma c'è il rimbalzo di squadra direi di Catanzaro in questa occasione. Federico con calma, aggiungerei saggiamente Federico, prova a partire, scarica per Sabatino, l'assist di Nunzio Sabatino, visionario. Ci abbiamo visto benissimo anche lo sguardo di Casareale che è pronto a rientrare, proprio Bergamo stoppato da Federico Perez al limite del fallo, ancora Bergamo, assist intelligentissimo e prima schiacciata del match.
ci pensa Matas Budris. Zaro, occhio al pericolo Bergamo e al pericolo Abramo. Intanto va in penetrazione Arena, che recupera il pallone, poi va Sipovac. Bergamo si sbatte, semigancio e realizza un cancio iniziato Bergamo, Abramo, pardon, per Budris. Va Budris, arresto e tiro, sbaglia Budris e poi la deviazione volante di per i giallorossi, sospinti dal calorosissimo pubblico del Palapulera. Isolation per Mladen Dimitrovic, palla in post basso per Gonzibovas, se lo gioca, poi scarico per Madella, contro scarico di extra pass per Nunzio Sabatino, che va dall'altra parte, piroetta ma non va alla conclusione, recupera il suo rimbalzo e poi realizza ancora forte della difesa di Catania, ma non è un problema questo per Nunzio, che sbaglia, ma poi è un check, ancora Sabatino, sta per scadere il chilometro 24, gancio vecchia scuola, modello Karim Abdul, Federico Perez da Rold, 49-40. Ora deve difendere Catanzaro dalla media, Pappalardo, tiro aperto, macina chilometro dall'altra parte, signorino per Pappalardo che sbaglia clamorosamente, arriva il tapin volante di col blocco di Federico, l'assist per Casareale, scarico per Dimitrovic, una recuperata da Sogno, va dentro, stoppatone ancora una volta di Federico Perez da Rold, e non è la prima questa sera, assist pazzesco per Dimitrovic e il Palapulera viene letteralmente giù. Attacca ora la formazione, va a schiacciare con estrema spettacolarità dall'altra parte Michele Casarea di Ray Budris, ma non va neanche questa volta, sta facendo il gioco di Calanzaro che si apre in contropiede ancora con Federico per Zarold che realizza delicatamente. Catanzaro può sprecare un fallo, la formazione giallorossa, airball per l'Alfa Basket, c'è gara 2 a Catania, è ancora lunghissima la serie, Sipovac, Dimitrovic ancora da tre, Dimitrovic affondare il colpo, secondo me anche per provare a contenere l'avversario, adesso la ruba Patania che va a segnare da due punti, parte lui, si avvicina al canestro, il vantaggio c'è, Budris da casa sua, Budris di tabella, quinta di Federico per Sabatino dall'angolo, Sabatino la tripla fondamentale, nel bene e nel male anche con soluzione affrettata, ma nuovamente il time out, prima lo aveva annullata, l'aveva annullata la chiamata, adesso però il rimbalzo dell'Alfa Basket Catanzaro, deve resistere la formazione giallorossa, da sotto il canestro, 19 secondi, 72-64, la tripla ha battuto l'Alfa Basket Catania, poi nell'ultimo quarto un po' a fatica ha amministrato il grande vantaggio preso, però va benissimo così. Giovanni, tuo commento sulla partita e anche questa volta lo lascio dire a te, l'MVP del match. Allora, MVP del match mentalmente e ai punti Federico Perez da Rold, per la quantità di difesa e di attacco prodotto dai falli subiti e gli assi da campo a campo ai canestri fatti. È chiaro che Nunzio Sabatino, che abbraccio, non è stato assolutamente da meno, però ha vinto il collettivo, adesso si abbraccia e ha rispettato quello che è accaduto durante la stagione, non si poteva perdere questa gara 1, non si poteva perdere il fattore campo. Mercoledì a Catania, a mio avviso, sarà una gara con un'Alfa arrabbiatissima per provare a sovvertire e a pareggiare i conti. L'Alfa paga un terzo quarto dove i rubinetti del canestro sono stati completamente asciutti. Brava Catanzaro nello sbloccarsi con la bomba di Dimitrovic e nel continuare così col giusto entusiasmo. Prima più 7, poi più 9, senza mai arrendersi, continuando a puntellare il canestro avversario. Nota di merito per Michele Casareale e il lavoro molto pulito nel pitturato. Bene, grazie Giovanni, qui dal Palapulera è tutto, a risentirci per...